Buonasera e un cordiale benvenuto a tutte e a tutti. Schönen guten Abend und herzlich willkommen in diesem wunderbaren Rahmen vom Pavillon de Fleurs hier in Meran. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem dritten Abend in der Reihe Forum Gesundheit. Heute geht es um das Thema Internetkonsum bei Kindern. Was und wie viel ist richtig? Mein Name ist Sabina Frey und es freut mich, Sie durch diesen Abend zu begleiten. Bevor wir nun inhaltlich in das Forum Gesundheit einsteigen, es inhaltlich eröffnen, noch drei organisatorische Hinweise für Sie. Auf Ihren Stühlen finden Sie einen Fragebogen. Wir laden Sie herzlich ein, diesen Fragebogen im Anschluss an den Abend auszufüllen. Er ist für uns sehr wichtig, um zu verstehen, ob Ihnen der Abend gefallen hat, auch um Ihre Anregungen zu erhalten, wie die Reihe fortgesetzt werden soll, welche Themen für Sie von Interesse sind, worauf wir uns auch im nächsten Jahr konzentrieren sollen. Der Fragebogen ist anonym. Sollten Sie es wünschen, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb Ihnen in Zukunft Informationen zukommen lässt zu dieser Veranstaltungsreihe, dann bitten wir Sie, Ihre Mailadresse anzuführen auf diesem Fragebogen und ihn in dem Fall bitte auch zu unterschreiben. Und die Kolleginnen von der Öffentlichkeitsarbeit bitten mich zu unterstreichen, dass Sie bitte leserlich Ihre Mailadresse hinschreiben. Es tut uns immer sehr leid, wenn Menschen wünschen, kontaktiert zu werden und dann schafft man es nicht, die Mailadresse zu lesen. Also bitte, wenn Sie Mails bekommen möchten, bitte die Adresse leserlich hinschreiben. Eine dritte Information noch, der heutige Abend wird auf dem YouTube-Kanal des Südtiroler Sanitätsbetriebs gestreamt. Sie als Publikum sind nicht im Bild, es werden nur die Referentinnen und Referenten im Bild sein. Wohl aber wird man Ihre Stimme hören, wenn Sie eine Frage stellen. Das vorab zur Information. Begrüßen Sie nun mit mir Dr. Josef Wiedmann, Sanitätsdirektor, frisch bestätigter Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs, den ich um die Einführung zum heutigen Abend bitte. Dr. Wiedmann, warum diese Reihe? Wir sind ja schon im zweiten Jahr. Warum diese Reihe Forum Gesundheit? Guten Abend zunächst, Frau Frey, sehr geehrtes Publikum, sehr geehrte Damen und Herren. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb macht diese Veranstaltungen aus einem einfachen Grund. Es sind wirklich sehr zum Teil bewegende und wichtige medizinische Themen, die wir in einer gut verständlichen Sprache Ihnen näher bringen möchten und Ihnen auch erklären möchten, wie unser Gesundheitssystem auf bestimmte Herausforderungen reagiert. Die beiden ersten Veranstaltungen, die wir gemacht haben in Brixen, haben sich um die Schlafstörungen gedreht. Das war auch ein Abend mit einem sehr großen Andrang vom Publikum, welches sehr großes Interesse an dieser Thematik gezeigt hat. Und die zweite Vorstellung, da hat es sich um venöse Durchblutungsstörungen und Veränderungen des Enddarms, pathologische Veränderungen des Enddarms, um Hämorrhoidenerkrankungen zum Beispiel gedreht, das ebenfalls sehr gut besucht war. Ich freue mich außerordentlich, so viele von Ihnen heute hier begrüßen zu dürfen. È un veramente un piacere mio vedere tantissima gente oggi qua interessata a questo tema, dove io personalmente quando abbiamo deciso insieme di proporre questo tema ero molto felice e sono qua veramente molto con grandissimo interesse, particolarmente anche per il fatto che io personalmente faccio parte di un gruppo di popolazione che è cresciuto proprio in modo analogo. Ich bin einer von jener Generation, die ihre Kindheit verbracht haben analog. Etwas, was sich grundlegend geändert hat in dieser Zeit. Das Internet hat unsere Kinderzimmer erreicht und wie alles oder so vieles im Leben gibt es immer positive und negative Seiten und es kann das Internet sehr große Vorteile und Möglichkeiten bieten, aber auch Risiken. Nicht nur für Erwachsene und ältere Generationen, aber auch für Kinder und deshalb bin ich besonders froh, heute hier zu sein und den Ausführungen unserer Spezialisten zu diesem Thema lauschen zu können, die Frau Primaria Dr. Arcangeli und ihre Mitarbeiterin. Wir sind sehr stolz und auch Sie können mit uns stolz und froh sein, dass wir einen Dienst wie den Dienst, den die Frau Primaria Arcangeli leitet, den Südtiroler Sanitätsbetrieb haben. Es sind wenige Regionen in Italien, die diesen Dienst aufweisen können und wir haben dadurch auch Zugang zu aktuellen Daten und zu aktuellen Situationen zu diesem Thema, zu dem
Sie sich offensichtlich auch sehr hingezogen fühlen und Interesse zeigen. Und ich bin überzeugt, dass wir heute einen sehr interessanten Abend zusammen verbringen werden mit Informationen, die uns vielleicht auch etwas besorgt machen, aber vielleicht auch andererseits Chancen aufzeigen, wie man sich entsprechend rüsten kann, um dem Thema, zu dem wir praktisch keine Möglichkeit haben, auszuweichen oder fast keine, nämlich dem Konsum über das Internet zu begegnen. Und ich bedanke mich damit für Ihre Aufmerksamkeit und gebe der Frau Frey das Mikro zurück. Dankeschön, Herr Dr. Wiedmann. Vielen Dank für die Einführung zum heutigen Abend. Ja, an diesem Abend und auch übrigens noch am folgenden Abend, im November geht es weiter, aber dazu später, kann Ihnen der Südtiroler Sanitätsbetrieb zumindest drei Dinge bieten. Sie haben, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Möglichkeit, Informationen aus erster Hand zu erhalten, gesicherte Informationen zu erhalten. Sie haben außerdem die Möglichkeit, im zweiten Teil des Abends Ihre Fragen zu stellen, den Fachpersonen Ihre Ihre Fragen den Fachpersonen zu stellen und auch Ihre Erfahrungen zu teilen mit den anderen Menschen hier im Raum und sich den einen oder anderen Ratschlag, die eine oder andere Anregung zu holen. Und dabei werden Sie merken, dass es doch einen Unterschied macht, ob Sie in direkten und unmittelbaren Austausch mit Fachpersonen treten können oder ob Sie, Stichwort, Ihre Informationen im Internet sich suchen und auch selbst interpretieren und einordnen. Deshalb freuen wir uns, dass der Saal heute so gefüllt ist. Nun, der Internetkonsum von Kindern und Heranwachsenden scheint nicht zuletzt seit der Zeitenwende vom März 2020 zu einem Thema geworden zu sein, das viele Eltern und auch andere erwachsene Bezugspersonen beschäftigt. Ein Blick auf die nicht immer ganz eindeutigen Daten der letzten 10 Jahre zeigt aber auf jeden Fall eine teils exponentiell steigende Verfügbarkeit von internettauglichen Geräten bei Kindern und Jugendlichen und ein kontinuierliches Absinken der Altersstufe für den Erstbesitz eines Smartphones zum Beispiel. Der Zugang zum Netz für Kinder wird gleichzeitig auch durch die steigende Zahl an für die Kinder frei zugänglichen Geräten in unseren Haushalten erleichtert, wer weiß, vielleicht sogar gefördert. Also die Frage nach dem Wie und dem Wie viel wird so zu einer, der auch wir Erwachsene uns stellen müssen, und zwar kritisch stellen müssen. Wollen wir Kinder und Jugendliche so begleiten, dass deren Verwendung von mobilen Geräten, vom Internet nicht zu einem pathologischen wird. Ecco molto piacere, do quindi il benvenuto alla dottoressa Donatella Arcangeli, neuropsichiatra infantile e dell'età adolescenziale, nonché primaria del servizio aziendale di psichiatria dell'età evolutiva e psicoterapia. Nella sua relazione introduttiva affronterà il tema del corretto uso di schermi e internet per bambini e adolescenti. A lei la parola. Buonasera a tutti, grazie di essere qui stasera con noi. E farò un intervento che vi colpirà emotivamente e questo è il mio scopo. Non farò un intervento scientifico e la parte più scientifica la lascio alla mia collega. E ho bisogno di ragionare con voi. I bambini hanno veramente bisogno di internet? Perché uso la parola bisogno? Perché il bambino, quando viene al mondo, ha il diritto che ci siano degli adulti che si occupino dei suoi bisogni. Quali tecnologie sono pericolose? Di cosa ci stiamo occupando? Ci occupiamo di schermi. Per schermi intendo televisione, per schermi intendo computer, tablet, cellulare, piattaforme per il gioco, i videogiochi. Ma riflettiamo un attimo.
Quanto è cambiato il nostro rapporto con la televisione? Chi di voi ha ancora a casa una televisione non collegata a internet? Le televisioni sono diventate smart TV e quindi danno un libero accesso a internet. E allora, da che parte stiamo? I bambini sono i nativi digitali o sono diventati dei nuovi avatar? Io sono un medico, sono specialista per bambini e adolescenti da medico. Se un giorno succederà che la scienza mi dirà che il cervello dei nuovi neonati è cambiato, abbiamo fatto un salto evolutivo darwiniano della specie e i bambini sono avatar, io dichiaro pubblicamente che prenderò un anno di aspettativa e studierò quello che non conosco. Ma io conosco molto bene i bambini, molto bene, e conosco molto bene come funziona il loro cervello e di cosa ha bisogno il loro cervello per crescere in salute e per farli diventare degli adulti che siano autonomi, che non siano ansiosi, depressi, nervosi, agitati o arrabbiati. Ci si interroga sul concetto di nativi digitali. È vero, le nuove generazioni sono nate in un'epoca in cui l'accesso agli strumenti elettronici è precoce e quindi hanno maggiore dimestichezza con questi strumenti. Ma che evidenze abbiamo? Che arrivati all'età adulta sanno usare internet e gli strumenti digitali meglio di me, che ormai faccio parte, non so, dei baby boomer, mi sembra che mi abbiano detto, o in altri termini detti faccio parte dell'epoca dei dinosauri. Essere dei nativi digitali non significa che gli dobbiamo dare lo smartphone in mano. Non significa che appena nascono dobbiamo andare in mondovisione per dire a tutti che sono nati, fotografarli, postare le foto, allattare e tenere il cellulare in mano. I cervelli di questi bambini sono cervelli che vanno protetti. Protetti perché sono bambini. Prima della pandemia mi è stato chiesto di fare altre serate informative sul corretto uso del cellulare, allora si diceva del cellulare, il corretto uso di internet. E mi ero molto affezionata a questa dichiarazione addirittura del Corpo Nazionale di Polizia spagnolo, che dice che se si dà a un ragazzino di 14 anni la possibilità di condurre un'auto senza patente e senza accompagnarlo, è chiaro che non rimarrà illeso. Al giorno d'oggi stiamo dando in mano ai nostri bambini e ai nostri adolescenti degli apparecchi tecnologici di ultima generazione perché possano andare a 200 all'ora per la rete senza avere la minima idea del pericolo. Dicono, ma il bambino lo sa usare, è velocissimo, capisce subito tutto. No. Il bambino lo sa usare senza capire minimamente i pericoli che corre. E quindi, dai 0 ai 3 anni, è corretto
Esporre questi bambini all'uso dello smartphone è corretto, fargli ascoltare le canzoni dallo smartphone? È corretto farli mangiare mentre guardano il cartone animato YouTube sul cellulare o sul tablet? È corretto allattare e intanto chattare o videochiamare? Purtroppo succede. Spesso i bambini, sin dai primi 4-6 mesi di vita, già hanno visto uno smartphone. Purtroppo succede che alcuni miei collaboratori mi hanno raccontato che nella culla del neonato in ospedale c'è lo smartphone appoggiato dentro. I cartoni animati, che non hanno mai fatto male a nessuno, non vengono più visti alla TV, o se vengono visti alla TV, vengono visti su canali online, a ciclo continuo, senza controllo. Ma attenti, tra il bambino e lo schermo, se lo schermo che gli diamo in mano è uno smartphone o un tablet, si crea solo uno spazio virtuale. Guardate l'immagine. Il bambino è dentro lo smartphone, è dentro il tablet. Lui finisce dentro in un mondo virtuale, non è con noi. Gli ultimi studi sull'autismo, l'autismo è un disturbo dello sviluppo cerebrale che ha come sintomi cardine il fatto che il bambino ha un deficit nelle capacità di comunicare e di entrare in relazione con le persone, dicono che dobbiamo fermarci e riflettere se sia il caso di fare ancora gli screening precoci a 2 anni e mezzo sull'autismo, perché purtroppo in tante nazioni si è scoperto che allo screening risultano positivi molti più bambini di quanto ci aspettassimo. E questi bambini non hanno adeguate capacità di comunicazione e di interagire perché vivono nel mondo virtuale. Noi facciamo tantissimo per far uscire un bambino dal suo mondo autistico, eppure gli diamo uno strumento così da piccolo per finire in un altro mondo, nel mondo virtuale. Siamo un po' strani, come adulti. Tra i 3 e i 6 anni, purtroppo, i bambini vengono lasciati in compagnia di uno schermo, ad esempio la Smart TV, a cui possono accedere liberamente. Lo schermo è sempre in modalità online e loro accedono a internet. E questa è l'ora e l'era in cui iniziano a confrontarsi con i famosi youtuber. Non so se vi è mai successo che un bambino o un adolescente vi dice che si sta comportando come si sta comportando perché l'ha detto lo youtuber. Tra i 6 e i 10 anni ormai purtroppo abbiamo sdoganato l'uso dello smartphone. Dico purtroppo. Questo sicuramente è una conseguenza del lockdown. È una conseguenza del lockdown perché fino a prima del lockdown i genitori riuscivano meglio a regolamentare prima dell'inizio della scuola media, quindi della scuola secondaria di primo grado, l'uso del cellulare, dello smartphone. Ma purtroppo a marzo del 2020 abbiamo dato il messaggio mondiale: andrà tutto bene, restiamo connessi, e tutti
tutti abbiamo iniziato a stare connessi. E come faceva un genitore a lavorare in smart working e contemporaneamente essere sicuro che il bambino non facesse un uso improprio o l'adolescente non facesse un uso improprio di internet? Purtroppo già tra i 6 e i 10 anni i bambini condividono immagine tramite social. Si può negare a un bambino la gioia di fare un video su TikTok? La maggior parte dei maschi gioca ai videogiochi, avevano già giocato anche in passato quando non c'era internet, ma si gioca online. Siamo arrivati all'assurdità che si gioca online con il compagno di classe e questo diventa attività socializzante. Tra gli 11 e i 14 anni siamo nell'età più delicata. Questa età è l'età in cui il preadolescente inizia a sviluppare la sua identità, a avere bisogno di appartenere al gruppo e per appartenere al gruppo deve per forza appartenere al mondo dei social. Questa è l'età dove la gestione dei conflitti tra genitori e figli sull'uso degli strumenti elettronici è più difficile e rischia di degenerare e creare dei problemi relazionali molto pericolosi. Dopo i 15 anni i discorsi sono diversi, non mi soffermo perché la mia collega si soffermerà su questa fascia di età. Attenti! Si può diventare dipendenti da internet? Si può veramente sviluppare una dipendenza? Purtroppo sì. Io oggi parlo da psichiatra infantile e vi dico che ci sono dei soggetti che sono particolarmente a rischio di sviluppare una dipendenza e questi sono i soggetti che hanno una diagnosi di ADHD o di autismo. E allora, ma mamma, papà, internet mi piace. Possiamo togliere ad un bambino una cosa che gli piace? E allora interroghiamoci, ma quanto gli piace? Prima di tutto perché gli piace? Piace perché è veloce, piace perché è colorato, perché è semplice, è divertente, non mi annoia, trovo tutto quello che cerco. E quindi, poveri genitori, i miei figli sono già grandi, per fortuna, non vorrei essere genitore adesso e dovermi confrontare non solo con le divergenze fisiologiche di vedute del mio partner, dell'altro genitore, ma dovermi confrontare con il terzo genitore. Molto molto scomodo perché dice sempre di sì e sa sempre come educare, che è internet. Internet mi piace perché lo hanno tutti, perché mi spiega tutto, perché posso comunicare con tutti e posso acquistare tutto. Quanto mi piace? Mi piace stare con internet. Questa è una frase che mi hanno risposto. Sto bene quando sono con internet, sto male se non sono con internet. Questo me lo hanno detto i ragazzi. Quando bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti se non riescono a staccarsi, se quando gli si chiede di spegnere la TV o scollegarsi da internet, si innervosiscono e mostrano reazioni di sofferenza e insofferenza. Oppure se addirittura diventano apatici, depressi, stanchi, nervosi perché non c'è il wifi e non si possono collegare, magari in vacanza. Oppure se continuano a dirvi
non è giusto, io ci l'ho usato pochissimo. Oppure, se non riuscite più a motivarli a fare le cose che prima facevano. E ovviamente l'allarme maggiore è se rimangono in camera, non escono, non mangiano a tavola e non parlano più con voi in famiglia. I pericoli di internet per la salute sono tanti. E in internet si può essere vittima del cyberbullismo, si può essere vittima di adescamento, un abuso di internet può portare dipendenza, può portare a veri disturbi mentali, può portare a problemi di vista, a problemi relazionali, ma attenti, può portare a problemi posturali. Ci sono ormai evidenze scientifiche che la postura degli adolescenti sta radicalmente cambiando, che la curva fisiologica della nostra colonna vertebrale e la postura delle scapole è modificata dal fatto che stanno sempre piegati. Qual è il manuale di istruzione per l'uso? Io ve ne ho messo uno semplice, di buon senso. Prima di tutto, dareste mai la birra, che è francamente disinibente, penso che tutti voi l'abbiate provata la sensazione, a dei bambini? Internet è disinibente. Non va bene vietare, ma bisogna regolamentare e dare le regole è molto difficile. Se compaiono irritabilità e o franca oppositività, dovete sospendere l'uso degli strumenti elettronici e riprendere solo gradualmente. Devono entrare in modalità detox. Ricordatevi, è molto semplice. Se qualcosa mi piace così tanto che se non la posso avere di nuovo quando finisce sto male, allora vuol dire che quella cosa è dannosa per me. Assolutamente non si usa il cellulare durante i pasti o prima di dormire. Non si va a letto con il cellulare. Non si fa mai usare il nostro cellulare ai bambini. Il cellulare ha dentro tutto. Non è un gioco. Non si lasciano i bambini in modalità online senza supervisione dell'adulto. E non so se riceverete questo materiale. E in ogni caso potete collegarvi a questa pagina internet che si chiama Custodi Digitali e qui vi abbiamo messo delle indicazioni età per età, consigli su qualsiasi tipo di comportamento e domanda. Si va dallo svezzamento, all'allattamento, a cosa fare mentre mangiano, cosa fare quando passeggiano. Vi è mai successo di vedere i bambini in passeggino con lo smartphone davanti? È successo solo a me? È un bisogno dei bambini? Io ricordo la gioia della mia primogenita a 2 mesi quando vedeva le foglie muoversi degli alberi e era in posizione supina in carrozzella perché non aveva ancora la possibilità di stare col collo dritto perché era ancora piccola e gorgheggiava, ok? E penso che anch'io probabilmente gorgheggiavo da piccola, ma adesso invece hanno bisogno dello smartphone mentre sono nel passeggino. E allora concludo. E qual è il ruolo dei genitori? Allora, i bambini vanno educati, è compito dei genitori. Ai bambini si dice questo non si dice, questo non si fa, questo non si guarda. E ve lo assicuro, lo dichiaro davanti a tutti, che non li traumatizziamo, ok? Mi occupo di bambini gravemente traumatizzati. Vi assicuro che i no non li traumatizzano. I bambini vanno sorvegliati.
quando sono piccoli, non solo al parco giochi, dove potrebbero scappare, potrebbero farsi male, ma anche quando sono collegati a internet, perché internet può essere pericoloso per i bambini. I bambini hanno bisogno di limiti, ahimè, perché altrimenti illimitati, senza limiti, si espandono, non sanno più, non hanno più, vogliono tutto e sempre di più. E quando si espandono, si perdono, perdono la strada. Quindi, concludo dicendo che l'utilizzo di internet deve avvenire sempre sotto la completa responsabilità dei genitori. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie dottoressa Arcangeli per la sua introduzione a questo tema, ecco, la responsabilità dei genitori, penso che questo sia un fattore centrale. Vi annuncio una cosa che mi è stata appena detta e riferita allo streaming della serata di oggi. Non abbiamo solo lo streaming, ma ci sarà la registrazione poi disponibile per tutte e per tutti qualora volete rivedere quello che avete appena sentito. Ich häng noch eine Information an, die ich am Anfang vergessen habe. Falls jemand von Ihnen noch die Kopfhörer braucht für die Simultanübersetzung, es sind noch welche verfügbar, bitte, Sie können es sich gern holen gehen, damit alles gut für Sie verständlich ist. Bene. Occupiamoci ora di dipendenza da internet e ritiro sociale, causa o conseguenza. Ce ne parlerà la dottoressa Benedetta Berlese, neuropsichiatra infantile e dell'età adolescenziale e responsabile del servizio riabilitativo dell'età evolutiva del comprensorio di Merano. Prego, a lei la parola. È bello vedervi così numerosi stasera, effettivamente l'argomento sembra interessare a tanti. E come diceva la dottoressa Arcangeli, io adesso sarò forse un pochino più tecnica, spero di non essere troppo complicata, ma vorrei darvi delle informazioni scientifiche su cui poi basare le decisioni che vengono prese. E sui bambini è più semplice dare regole chiare, dire si fa così o no, è una fascia di età in cui questo ancora ci riesce. Con gli adolescenti non sempre è possibile, soprattutto se non siamo modelli autorevoli, quindi se non diamo noi il buon esempio e se non sappiamo perché stiamo dando quella regola. Quindi partiamo un po' intanto dai termini, parliamo di dipendenza. È lo stesso termine che fino a qualche decina d'anni fa avremmo usato solo nell'ambito della dipendenza da sostanze, da droga, da alcol, da nicotina. Adesso invece lo usiamo anche nei confronti di alcuni comportamenti, sono quelle che chiamiamo le new addiction, sono dipendenze senza sostanze, dipendenze comportamentali, quindi nei confronti di alcuni comportamenti, qui ne vedete alcuni e stasera parleremo di quello delle dipendenze. Che cosa hanno in comune quindi queste dipendenze comportamentali e le dipendenze da sostanze? Ma la base è sempre quella di partenza, cioè c'è una situazione di disagio, di malessere o anche solo di noia, ci rivolgiamo per sfuggire da questa sensazione a sostanze o comportamenti che ci fanno sentire meglio, questo ci motiva e ci rinforza a ricercare ancora e ancora quella sostanza e quel comportamento fino a quando senza rendercene conto perdiamo il controllo. E quindi quella sostanza o quel comportamento diventano necessari per funzionare nella nostra vita di tutti i giorni e quando non possiamo farne uso diventiamo tristi, diventiamo irritabili, a volte abbiamo scoppi di rabbia, abbiamo quella che si chiama un'astinenza. Quindi anche in questo caso, come diceva prima la collega, nel momento in cui si instaura una dipendenza, i nostri bambini e i nostri ragazzi manifestano una vera e propria astinenza, con gli stessi comportamenti che si osservano nelle astinenze da sostanze. Questo perché? Per farla molto molto semplice, la colpevole è la dopamina. La dopamina è un neurotrasmettitore che è presente nella nostra testa, che ha tante funzioni, in particolare è coinvolta nel circuito del piacere, diciamo così. Quindi quando noi facciamo qualcosa di piacevole, scarichiamo questa dopamina nel nostro cervello. Detta così sembra semplice, in realtà il nostro cervello è tutt'altro che semplice
e gli sviluppatori dei social media e dei videogiochi, questo lo sanno bene, studiano molto bene il sistema della dopamina e sanno come sfruttarlo. Vi faccio degli esempi. Allora, prendiamo le slot machine. Noi sappiamo tutti che quando si tira la leva, una volta si vince, ma qualche volta si perde. Quando vinciamo, viene scaricata della dopamina dal nostro cervello. Quando invece perdiamo, cosa succede? Che c'è quella tensione, quell'istinto, quella spinta a continuare a tirare la leva fino a che finalmente si vince. Ebbene, la scarica di dopamina che noi riceviamo quando in maniera variabile riceviamo una ricompensa è maggiore di quando invece il premio, la ricompensa, ce l'abbiamo sempre. Provo a farvi l'esempio invece con i videogiochi, così lo capite bene. Se ad ogni livello che io vinco ricevo una ricompensa, ricevo 5 gettoni d'oro, scarico un pochino di dopamina. Se invece il sistema è studiato per fare in modo che questa ricompensa non sia costante ma sia casuale, e quindi a volte alla fine del mio livello non riceverò nessuna ricompensa, la spinta che io ho a continuare a giocare è molto maggiore. Anche perché quando poi finalmente otterrò il mio premio, il rinforzo anche dopaminergico sarà molto maggiore. È così che funzionano la maggior parte dei videogiochi dei nostri ragazzi. Ed è così che funziona anche un po' il sistema dei social media. Per cui, per esempio, quando noi riceviamo un like ad una storia, a qualcosa che abbiamo creato come contenuto, questo ci porta a ricevere di nuovo una scarica dopaminergica. Ma non sempre quando il nostro cellulare si illumina o vibra è per un like. Quindi di nuovo sentiamo questo forte impulso a continuare a guardare il telefono, a fare lo scrolling, a vedere se qualcuno ci ha scritto qualcosa, ci ha messo un like, e quando finalmente succede siamo molto rinforzati. Quindi i social media, le app, i videogiochi sono stati creati appositamente per indurci la dipendenza. Ma non perché sono tutti brutti e cattivi, ma perché è il loro lavoro. Il loro lavoro è quello di cercare di fare in modo che noi si utilizzi per maggior tempo possibile tutti questi dispositivi. E quindi usano quello che è il nostro meccanismo di base neuropsicologico per riuscire a fare in modo di ottenere questo risultato. In più, il cervello adolescente è particolarmente fragile allo sviluppo delle dipendenze. Perché? Allora, qui vedete delle immagini, forse sono un po' sgranate, ma si dovrebbe vedere come il cervello si evolve, continua a maturare fino all'età adulta. In particolare le aree frontali, quindi le zone davanti del nostro cervello, continuano a farlo fino anche oltre i 20 anni, in alcuni addirittura fino ai 30. E le aree frontali sono quelle che sono responsabili delle nostre funzioni esecutive, che sono quelle che ci danno la possibilità di controllare gli impulsi, di prendere decisioni pensando ai pro e ai contro, di controllare un'azione pensando prima alle conseguenze, di pianificare le priorità, che cosa è più importante, che cosa posso fare dopo, l'empatia verso gli altri, il capire perché una persona reagisce in un modo e calcolare anche i bisogni dell'altro. Capite che sono tutte funzioni che nei nostri ragazzi adolescenti sono un pochino carenti. E questa è la ragione, quindi c'è una ragione scientifica per cui gli adolescenti hanno un po' l'età della stupidera, è proprio una fascia di età in cui fanno fatica appunto a ragionare. Inoltre, sempre in questa fascia di età, c'è una zona che invece funziona a palla, funziona tantissimo e funziona molto bene, che è quella in viola, è il circuito limbico, che invece è correlato all'aspetto emotivo, alle emozioni. Quindi è la ragione per cui i nostri ragazzi vivono costantemente in queste montagne russe emotive, sono presi da intensa rabbia, intensa felicità, tutto è intenso, e quindi cosa succede? Che l'azione è molto più veloce del pensiero. Abbiamo una specie di cervello emotivo che non si fa guidare dalla razionalità, ma funziona soprattutto seguendo la gratificazione immediata. Quindi capite come questo li rende molto più fragili di fronte allo svilupparsi di una dipendenza. Proviamo quindi a definire un po' i numeri. Allora, questo è ormai quasi vecchiotto perché è del 2022, però ci dà un po' un'idea non solo appunto dello sviluppo della dipendenza di per sé, ma anche della percentuale di
ragazzi che hanno comportamenti problematici, che quindi sono a rischio di sviluppare una dipendenza. In questo caso vedete come in alto c'è l'uso problematico dei social media e vi ho riquadrato soprattutto quella che è la fascia di età e il sesso che è un pochino più a rischio, sono le femmine maggiormente coinvolte in questo tipo di comportamento problematico, e 20% vi ricordo che significa 2 su 10, quindi in una classe di 20 persone vuol dire che 4 ragazze verso i 13 anni sono a rischio di sviluppare una vera e propria dipendenza. Sotto vedete invece l'uso problematico dei videogiochi, è una difficoltà che riguarda soprattutto invece i maschi, non esclusivamente ma soprattutto, e già in una fascia di età molto precoce, perché vedete che il 27%, cioè quasi 3 ragazzi su 10, hanno un rischio effettivo di sviluppare una dipendenza da videogiochi già a 11 anni. E sotto vedete come un alto numero di ragazzi già a 11 anni dichiara di utilizzare i videogiochi per più di 4 ore al giorno. E se ci pensate, tolta la scuola, tolta la cena, tolta, se qualcuno ancora le fa, le attività ricreative, sono davvero tante, vuol dire tutto il loro tempo libero. Quindi a che cosa stare attenti per capire quando i ragazzi sono a rischio di sviluppare una vera e propria dipendenza? Alcune cose le ha già dette la dottoressa Arcangeli, quindi il fatto di non dedicarsi più alle attività che prima erano per loro gradevoli, uno sport, suonare lo strumento, ma anche banalmente uscire con gli amici, leggere un libro. Anche i pasti in famiglia vengono sacrificati. No, no, mamma, ho già mangiato a pranzo a scuola tanto. In realtà voglio solo finire il livello, il famoso premio che devo andarmi a prendere, quindi rinuncio anche alla cena. Il calo del rendimento scolastico è una ovvia conseguenza del fatto che se io uso tutto il mio pomeriggio per stare sui videogiochi, sui social media, non ho il tempo fisico di dedicarmi anche allo studio. I conflitti sono sicuramente un elemento che preoccupa molto i genitori e possono assumere anche intensità tali da portarli a richiedere il nostro aiuto anche proprio in neuropsichiatria, per cui spesso i ragazzi, quando cerchiamo di dare dei confini anche proprio di tempo nell'utilizzo dei dispositivi, diventano francamente aggressivi. E poi il sonno. C'è una continua e allarmante diminuzione della quantità e della qualità del sonno dei bambini e dei ragazzi a partire dai primi anni del 2010 in poi, che è effettivamente molto molto preoccupante. Perché è preoccupante? Il sonno è importantissimo, è una funzione fondamentale perché ci aiuta a mantenere un adeguato funzionamento del nostro sistema immunitario e quindi a proteggerci dalle infezioni. Ci aiuta a regolare l'appetito, il metabolismo, regolando il peso. Ci aiuta a proteggere il nostro sistema cardiovascolare, potremmo andare avanti ancora all'infinito. È sicuramente d'aiuto ad avere un'adeguata memoria e concentrazione, ma anche e soprattutto per l'argomento di stasera, è un importantissimo fattore protettivo per la nostra salute mentale. Quindi avere un sonno di qualità ci protegge dallo sviluppo di patologie o problematiche psicopatologiche, viceversa avere un sonno disturbato ci mette a rischio di sviluppare patologie psichiatriche. Quante sono le ore che dovrebbero dormire i nostri ragazzi? A spanne, stiamo parlando di adolescenti, circa 8 ore. Ognuno faccia il calcolo dei suoi e preoccupatevi. Come viene regolato il sonno? Di nuovo la faccio semplicissima. C'è questa sostanza, questo ormone, la melatonina, che viene rilasciata dalla nostra testa quando gli occhi vedono che fuori è buio. Quindi c'è un collegamento diretto tra gli occhi e questa ghiandola che produce la melatonina. Quando arriva il buio inizia a produrla. Questa melatonina si alza sempre di più e ci aiuta a rilassare i muscoli, rallenta il respiro, aumenta la temperatura corporea, ci mette in modalità nanna, risparmio energetico. Quando è alta favorisce un riposo adeguato e poi alla mattina crolla, anche perché ci deve dare modo di riattivarci, non possiamo stare in modalità nanna quando poi ci dobbiamo svegliare alla mattina. Cosa succede però? Che i nostri occhi
non sono stati creati per l'utilizzo della luce blu degli schermi. Voi sapete che in quasi tutti i dispositivi è possibile filtrare un po' la luce blu, ma non viene cancellata del tutto. Questo è un tipo di frequenza luminosa che tutti i dispositivi elettronici emettono, tablet, computer, televisione, e questo cosa fa? Confonde il nostro cervello. Cioè gli occhi dicono, ah no, fermi tutti, questa è la luce del mattino, dobbiamo distruggere la melatonina, ci siamo sbagliati. E quindi quando noi ci esponiamo, soprattutto nelle ore serali, ai dispositivi elettronici, distruggiamo tutta la melatonina che il nostro cervello con tanta fatica si era prodotto. E questo determina un ritardo nell'addormentamento. Quindi quando i nostri ragazzi ci dicono, no mamma, non è vero che non dormo perché uso il telefono perché non ho sonno. Hanno parzialmente ragione, è che non sanno che non hanno sonno per colpa del telefono. Quando io mostro queste slide ai miei ragazzi sembra che gli apro il vaso di Pandora, per cui ragionando con loro sul perché non bisogna lasciargli il telefono alla sera, spesso si ottengono dei buoni risultati. Quindi l'indicazione, se voi guardate qualsiasi infografica, linea guida di igiene del sonno, una delle cose fondamentali è spegnere tutti i dispositivi elettronici un'ora prima di andare a letto o almeno mezz'ora, cioè mezz'ora è il tempo necessario per iniziare a produrli. E questo però non vale solo per i nostri ragazzi, vale anche per noi. E quindi di nuovo, per essere autorevoli, è importante che siamo i primi modelli di quello che diciamo. Quindi veniamo un po' alla domanda del titolo. Ma la dipendenza da internet ha una relazione quindi con il ritiro sociale? Allora dipende anche da che cosa intendiamo per ritiro sociale. Ci siamo detti prima che se un ragazzo utilizza in maniera non più controllata i dispositivi elettronici, rinuncia a tutta una serie di attività perché preferisce stare sui dispositivi. Quando poi si crea una vera e propria dipendenza, non riesce più a staccarsi da questi e quindi si ritira da quelle che sono le sue occasioni di socialità. Se in più anche abbiamo una diminuzione nella qualità del suo sonno, è molto probabile che possa sviluppare poi appunto delle problematiche psicopatologiche, ansia, depressione, e anche queste hanno tra i loro sintomi il fatto che i ragazzi tendono a ritirarsi e non frequentano più la socialità degli altri come facevano prima. Quindi sì, in linea generale possiamo dire che la dipendenza da internet causa il ritiro sociale. Vorrei però citare una situazione particolare che invece è, diciamo, ha una partenza diversa. Quindi c'è una piccola percentuale di ragazzi all'interno di questi ritirati sociali, in genere sono maschi, statisticamente ci dice la ricerca, in cui questo ritiro, questo isolamento sociale nasce inizialmente su un'altra base, quindi nasce su una base di vergogna, su una base di difficoltà a reggere il confronto con gli altri, su una bassa autostima, e su questo sicuramente il ruolo dei media è comunque importante, come i media ci propongono, il tipo di modello che propongono i media tante volte crea difficoltà, soprattutto nei ragazzi più fragili, nel confronto con gli altri. E quindi questi ragazzi gradualmente si ritirano dalla vita sociale al punto tale però che rimangono intrappolati, bloccati nelle proprie camere. Quindi non stiamo più parlando di ragazzi che sì vanno a scuola ma appena possono corrono a casa a giocare. Stiamo parlando di ragazzi che proprio non escono più, non vanno più a scuola, non frequentano il lavoro, non escono dalla propria stanza. Il confronto con gli altri gli pesa terribilmente, per cui si ritirano del tutto. Trascorrono tutto il tempo nelle loro camere. E ovviamente in questo posto l'unica cosa che possono fare è utilizzare internet. Nella maggior parte dei casi utilizzano maggiormente i videogiochi, non tanto i social media, perché abbiamo detto rifuggono quello che è il contatto sociale e quindi anche l'interazione sociale mediata dai social media non è una cosa che riesce a loro facile, magari guardano i video su YouTube ma non scrivono nelle chat. E quindi ecco che si instaura una dipendenza che in questo caso di fatto è una conseguenza. Quindi loro si ritirano per altre ragioni, restano bloccati in queste camere, sviluppano una dipendenza.
In questi casi il fatto di privare i ragazzi di internet di fatto li priva dell'unico contatto che hanno col mondo esterno, quindi non sempre è una vera soluzione. Questo per dire che spesso le cose sono molto più complicate ed è difficile dare delle linee generali. La cosa importante nel momento in cui ci si ritrova di fronte a una situazione difficile è quella di chiedere aiuto agli specialisti che vi possano aiutare a comprendere meglio quali sono le cause alla base delle difficoltà dei ragazzi e vi aiutano a trovare le strategie più adeguate per quella specifica situazione. E quindi veniamo un po' al cosa fare, qual è il ruolo dei genitori. Ci piaceva con la dottoressa Arcangeli concludere un po' con lo stesso messaggio, per cui come nella sua slide si parlava del fatto che l'utilizzo dei dispositivi elettronici debba essere sotto completa responsabilità dei genitori, ho voluto metterlo anch'io, declinandolo però all'età di cui stiamo parlando, quindi ovviamente fino a un'età che è all'incirca quella dei 14 anni, questo è un vero assoluto, cioè i ragazzi sono sotto la responsabilità anche giuridica dei genitori per arrivare a dare loro delle regole ha senso discuterne e arrivare a dei contratti anche scritti. Per la nostra pratica clinica questo è effettivamente molto molto utile, più che parlarne e basta. Quindi il fatto di sedersi, discutere con i ragazzi, spiegare il perché diamo certe regole, essere esempi noi stessi delle regole che diamo. Io qui vi ho messo un esempio, questo ve l'ho messo più che altro perché c'è anche in formato Word, quindi è editabile, ognuno può usarlo come base per poi modificarlo in base alle necessità della propria famiglia. Quello che secondo me è interessante di questo modello è che appunto esplicita non solo alcuni aspetti, per esempio, della responsabilità dei genitori, quindi il fatto di sapere la password, per esempio, del dispositivo, che non vuol dire usarla, ma vuol dire che potenzialmente i ragazzi sanno che voi potete entrare e controllare, e questo già gli dà una forma di controllo. Dare degli orari di utilizzo e di spegnimento, questo è importantissimo, il fatto di dire lo si può fare anche col parental control, il fatto di rendere il dispositivo ad autospegnimento, ma si può anche solo concordare in forma scritta e dare al ragazzo la responsabilità poi di spegnerlo quando si è detto di farlo. Il fatto di concordare insieme per esempio le app o le cose appunto che si possono vedere. L'uso del cellulare a scuola, so che probabilmente sarà un tema che emergerà anche nelle domande e nella discussione perché mi viene fatto spesso recentemente anche dopo l'emissione della circolare di Valditara che su questo appunto è stato abbastanza tranchant, ma credo che fosse una cosa condivisibile il fatto di dire se a scuola si va per stare attenti al professore non ha senso che ci sia un cellulare che vibra o si illumina e quindi mi distrae. Il fatto di non usarlo quando si mangia, quando si studia, quando non è necessario, e su questo ecco vi richiamo sempre al discorso dell'esempio. Chi di voi va spesso ai concerti sa che ultimamente alcuni cantanti lo devono specificare all'inizio, di dire godetevi il concerto, non riprendete tutto, non fate solo le foto. Loro lo dicono anche perché è sgradevole, io adesso vi vedo tutti in faccia, è molto motivante, la mia dopamina scarica molto. Se invece foste tutti con i cellulari, questo limiterebbe molto anche la mia di esperienza. Però proviamo a pensare tutti quanti quanto ci godiamo il momento quando qualcosa avviene e quanto invece siamo sempre spinti a documentarlo in qualche modo. I nostri ragazzi ci vedono, ci osservano, imparano da noi. Per cui il fatto di sedersi a parlarne con loro dà anche a noi la possibilità di ragionare su alcuni nostri comportamenti e magari di modificarli. Il fatto di tematizzare già prima, anche in forma scritta, i pericoli di quello che può essere un uso non adeguato di internet o anche i pericoli dell'uso inadeguato degli altri, cioè esplicitare ai nostri ragazzi
che rischi possono correre e il fatto che voi genitori, voi caregivers, li state sensibilizzando e ne state parlando con loro, per loro è importante. Ne sentono parlare di cyberbullismo, ma sembra sempre una cosa che riguarda qualcun altro. Il fatto di averlo scritto sul proprio contratto, con il proprio nome in calce, dà un peso tutto diverso a questo tipo di ragionamento. E direi che concludo, così lasciamo spazio alle vostre domande. Grazie, dottoressa Berlese può già accomodarsi. Grazie mille, invito a raggiungerci sul podio anche la dottoressa Arcangeli e unten Herrn Dr. Reiner, bitte, wenn Sie nach oben kommen. Ja, das war das Mikro, Dr. Reiner. In die Hand nehmen, nicht draufsetzen, super. Das war sehr gut versteckt. Gut, ja, liebes Publikum, wir möchten, dass diese Runde jetzt uns allen gemeinsam die Möglichkeit gibt, miteinander ins Gespräch zu kommen, dass Sie die Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen an die Fachpersonen, die hier vorne sitzen, und erlauben Sie mir, diese Runde mit ein paar Fragen einzuläuten, und anschließend geht das Wort sehr schnell und unmittelbar an Sie. Ich darf Dr. Michael Reiner herzlich in unserer Runde begrüßen. Er leitet die Abteilung Beratung und Information beim Südtiroler Jugendring und zeichnet auch für die Jugendberatungsstelle Young and Direct verantwortlich. Dr. Reiner, in unserem Vorgespräch haben Sie mir gesagt, dass es beim Thema Internetkonsum von Jugendlichen vielleicht noch stärker zu differenzieren und sehr genau hinzuschauen gilt. Will man einen potenziell pathologischen Umgang mit dem Internet auf der einen Seite von einem unbedenklichen auf der anderen Seite unterscheiden und allem dem, was eben dazwischen drinnen liegt. Wo sehen Sie denn hier die größte Herausforderung? Ich denke, also grundsätzlich muss man eben vom Alter her hinschauen, wie die zwei Fachärzte natürlich schön angeführt haben, gibt es da natürlich große Unterschiede in der Handhabung. Wir als Jugendberatungsstelle haben in erster Linie mit Jugendlichen zu tun, also so 11 plus. Und da merkt man halt, dass es praktisch mittlerweile eben, so wie schon aufgezeigt, sehr viele potenzielle Gefahren gibt, also was man entwickeln kann. Wir erleben jetzt etwas, und das würde ich gerne noch dieser sehr, leider sehr langen Liste noch hinzufügen. Also wir haben es ja als Dienst nicht wirklich mit ausgeprägten Pathologien zu tun, sondern eben noch Schritte davor. Und da hat sich einfach gezeigt, dass dieser Konsum von scheinbar harmlosen oder wirklich auch an sich nicht schlimmen Inhalten, ja, also in den sozialen Medien, doch trotzdem eine Auswirkung hat. Das heißt, Können Sie ein Beispiel machen vielleicht? Naja, dieser Konsum von irgendwelchen Influencern, die ja nicht unbedingt nur in einen schlechten Einfluss haben müssen, beziehungsweise das fördert praktisch die Möglichkeit der Bewunderung und so weiter. Also das spricht uns ja irgendwo alle an. Wenn man zurückdenkt, früher waren es irgendwelche Zeitschriften und man hat irgendwelche Schauspieler, Musiker oder so bewundert oder Sportler, das passiert ja heute immer noch. Was jetzt aber in diesen sozialen Medien massiv passiert ist, dass das natürlich so zugeschnitten ist, dass es den jeweiligen Jugendlichen exklusiv interessiert. Also diese Algorithmen füttern einen ja, und das kennen wir ja alle, also die füttern einen nicht mit irgendwelchen belanglosen Sachen, sondern die passen sich innerhalb von Sekunden an. Und dadurch wird aber eines stark gefördert, und zwar diese Grundunsicherheit. Also wir haben es mit so vielen Jugendlichen zu tun, großteils eben auch Mädchen, die dann praktisch nicht mehr imstande scheinen, Entscheidungen zu treffen und dann zu den möglichen Konsequenzen zu stehen. Und wir reden hier nicht von Mega-Entscheidungen wie welche Schule mache ich oder welchen Universitätslehrgang, weil das sind natürlich entscheidende Momente, aber das geht wirklich zu banalen Sachen wie welches Kleid ziehe ich heute an, weil praktisch das führt dazu, dass sie vermehrt diese Sicht von außen haben. Also man würde sagen, ja, das fördert praktisch diese soziale Phobie oder diese Sicht von Ausnehmer, und das ist ein massiver Angriff auch auf den Selbstwert. Und der Ausgangspunkt ist dann praktisch das Problem. Das heißt, ich denke nicht mehr, was gefällt mir, also ich verpasse praktisch
was mir gefällt, was ich will, und habe nur mehr diesen Blick von außen. Und dann wird es natürlich kritisch. Bitte nicht falsch verstehen, sich von außen Ratschläge oder Sichtweise zu holen, eigentlich alles okay. Aber wenn ich das eben zu viel mache und zu viel übertreibe, was passiert? Ich bin praktisch nur in meinen Gedanken, na, wenn ich das so mache, dann kommt es schlecht an, dann kriege ich schlechtes Feedback, dann verlassen mich alle, niemand will mit mir zu tun haben und das kann sich praktisch ins Unendliche steigern. Und mit diesen Ängsten wenden sich Mädchen und Jungen, aber vor allem Mädchen, haben Sie gesagt, auch an Young and Direct. Wie können wir uns genau, das vorstellen? Genau, also das Problem ist, natürlich meldet sich bei uns keiner und leider wie allen Diensten, die mit Suchtproblematik zu tun haben, das sind meistens die Betroffenen eher die Letzten, die sich melden und so die Jugendlichen auch nicht. Also es meldet sich kein Jugendlicher, ich habe ein Problem mit dem Internet oder mit der Menge, wie ich schaue oder wie ich das nutze. Sondern es sind, wenn es um diese Thematik geht, eher eben vor allem seit Corona, Eltern, Freunde und so weiter. Aber die Jugendlichen kommen eigentlich mit anderen Themen und erkennen dann, und das erkennen vor allem wir, dass es eigentlich fast immer auch die Grundlage ist. Das heißt, wenn zum Beispiel junge Menschen mit diesen Unsicherheiten kommen, dass dem zugrunde liegt, dass sie einfach eben sehr viel konsumieren und eben nicht ach, die Katzenvideos oder irgendwelche belanglosen Sachen, sondern eben ständig in diesen Vergleich gehen oder ich möchte auch oder ich will auch oder ich sollte auch. Und eines funktioniert bei diesem Thema Internet natürlich und vor allem sozialen Medien und teilweise stimmt es ja auch, dass es praktisch für jeden irgendwo möglich ist, Erfolg zu haben, bekannt zu werden, berühmt zu werden. Und wenn wir ganz ehrlich sein, naja, wer würde das zum Teil eben vielleicht nicht gerne auch haben? Er hat vielleicht nicht diesen Bekanntheitsgrad, weil der würde uns Erwachsenen vielleicht eher abschrecken. Aber die Jugendlichen sehen da grundsätzlich ja nichts Schlechtes, sondern eher was Positives. Und das geht dann eben meistens weiter. Dr. Rainer, über welche Kanäle wenden sich die Jugendlichen an Young and Direct? Es gibt ja 3, soweit ich weiß, aber es ist auch am häufigsten. Oder vielleicht 4? Ja, eigentlich gibt es noch mehr, aber jetzt schmunzle ich schon, weil häufigste Zugangsart ist natürlich die digitale Form. Ja, also, weil das einfach zum einen vom Praktischen her möglich ist, wenn wir jetzt 13-, 14-Jährige haben, die können nicht von Malz nach Bozen kommen oder nur schwer. Also das heißt WhatsApp, weil das eben sehr schnell ist, oder eben vor allem E-Mails. Also das heißt, wir haben es jetzt mittlerweile eher mit der Altersgruppe 15 bis 20 zu tun und die tendenziell schreiben dann eher auch über die E-Mails, weil es zum einen zwar sehr schnell geht, aber diese Hemmschwelle noch etwas niedriger ist, wie zum Beispiel beim Telefonieren, das ist für viele schon oft zu viel. Gerade daran, auch für Jugendliche jetzt, wie kann ich sagen, out, also telefonieren geht gar nicht meistens. Nicht alle, aber manche sagen, na, es fällt einfach leichter. Ja. Und ich muss gestehen, mir zum Teil fällt es auch leichter, schnell eine E-Mail zu schreiben, als jetzt anrufen und diskutieren und reden. Was eigentlich absurd ist, weil das, was wir sonst in einem Gespräch innerhalb von wenigen Sekunden machen könnten, tippen wir immer fleißig oder schreiben Nachrichten und so weiter. Also, aber aus unserer Sicht ist es natürlich notwendig, dass wir möglichst Kanäle anbieten, die Jugendlichen nutzen können. Weil es nutzt mir nicht, wenn ich sage, als Dienst, ihr müsst vorbeikommen oder nur diese Methoden sind dann für uns hilfreich. Wir sehen es eher so, natürlich müssen wir auf sie zugehen. Sie gehen sozusagen in Teufelsküche hinein, um dort präsent zu sein. Danke, Dr. Rainer. Ich glaube, die Fragen sind viele, die im Raum sind und ich will Ihnen nicht die wertvolle Zeit stehlen. Die Eisbrecherin ist schon hier. Eine Sekunde bitte, es kommt jemand mit einem Mikrofon zu Ihnen. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, ricordo a tutte e a tutti, che siamo in streaming, che sarà registrata tutta la serata e vi chiederei per motivi di privacy, però poi ovviamente decidete voi di non dire il vostro nome, ma soprattutto di non fare nomi di altri. Bitte, Kern, prego. Buonasera, parlo in italiano perché avete... Sie können auch die Fragen auf Deutsch stellen, auf Italienisch, es passt beides. Stesso, avete fatto un bellissimo resoconto di quello che... E vengo e parlo come mamma di 3 figli, alle elementari, alle medie e alle superiori e anche come insegnante della scuola primaria. E la stessa cosa che avete detto voi è successa da noi a scuola, dopo il Covid, con il PNRR... E io mi trovo adesso in una situazione, quello che avete detto voi non rispecchia quello che dobbiamo fare noi a scuola. Cioè abbiamo una scuola in cui viene investito molto sul digitale, si parla di transizione digitale da anni, si parla di obbligo
a fare determinate formazioni sul digitale che non possiamo scegliere noi, cioè noi abbiamo formazioni su visori, su lavagne digitali, su uso di Canva, abbiamo wifi a scuola, abbiamo tablet a scuola. Ora mio figlio, anche alle elementari, fanno il PowerPoint, le ricerche le fanno su internet. Certo, mi dicono, gli facciamo vedere quali sono i siti da usare su internet, ma io mi chiedo, è necessario che ad un'età evolutiva in cui c'è il processo di apprendimento manuale, scrittura, interpersonale, eccetera, funzioni in questo modo e sia obbligatorio a scuola perché dobbiamo dare anche il voto nel digitale? Mi sembra di capire che lei ha forti una cosa, dubbi. Aggiungo una cosa sola, stiamo parlando anche di fare attenzione all'ecologia e quello che consuma, lo vediamo sui giornali, viene scritto anche sui giornali ormai, che questo digitale non è sicuramente verde, no, green, e viene fra l'altro, e questo uso che non dovrebbe esserci nel digitale a scuola, penso che ultimamente sia stato scritto anche sui giornali, con incontri con Spitzer, eccetera. Io mi ritrovo sinceramente in una situazione, sia come mamma che come insegnante, a non sapere come gestire, perché è una cosa imposta. Grazie, grazie di questa domanda che passo subito. C'è molto consenso. La dopamina. Passo la domanda volentieri alla dottoressa Arcangeli rispetto a questa cosa. Ecco, quanto internet anche nel contesto scolastico? Sappiamo che paesi come la Svezia hanno ridotto drasticamente l'uso delle tecnologie a scuola. Qual è la sua posizione a proposito? Allora, il solo fatto che stasera siamo in così tanti mostra che finalmente sta cambiando qualcosa, ok? Perché questi discorsi li facevo tale e quali 3 anni fa e quando il dottor Widmann mi ha sentito la prima volta mi ha anche detto: ma sei sicura di non fare allarmismo? E state certi che se parlo, parlo per ragion veduta. Allora io posso dire che come conseguenza di questo fenomeno, cioè del massiccio sdoganamento di internet nella nostra società, nelle nostre vite, nell'infanzia, nell'adolescenza, penso oggi che posso dire che siamo arrivati alla spitze. Tutto quello che noi clinici, che facciamo urgenze psichiatriche, potevamo vedere, penso che l'abbiamo visto. E ovviamente non è oggetto di questa serata, perché questa è la conseguenza estrema e quindi entriamo nella patologia. Stasera parliamo della fisiologia e quindi la nostra società non era pronta, ma non era pronta la società dell'Italia, dell'Alto Adige, è tutto il mondo che non era pronto alle conseguenze di internet nella nostra vita. E quindi a lei rispondo che non c'è ancora il tempo per fare interventi sincroni, siamo tutti asincroni, ok? Da una parte c'è il PNRR con l'erogazione di fondi per andare a aiutare le scuole a fare programmi di digitalizzazione. Dall'altra parte, contemporaneamente, mancano ancora le normative che non si immaginavano che dovevano fare. La Francia ha già fatto la legge, ha già detto fino a che età è vietato dare in mano un cellulare ad un bambino, fino a che età è vietato che un bambino abbia un social. Che cosa significa? Che ci saranno i vigili che fermano per strada
un genitore o che vanno in casa a vedere se veramente i loro figli hanno un cellulare o uno smartphone. Non succederà questo, no? Non diventeremo una società di polizia, ma pian piano cresceremo. Cioè dovete immaginarvi che adesso finalmente il processo è iniziato, finalmente ne iniziamo a parlare. Quanti anni ci abbiamo messo per fare la normativa contro il fumo? È stato lungo, ok? Arriveremo a fare la stessa campagna contro il fumo. E per quanto riguarda lei nella sua, ovviamente, ruolo di doppio ruolo insegnante e genitore. Adesso le ripasso il microfono perché da lontano non capisco cosa mi voglia dire. Lo capiamo benissimo che è difficile per le scuole, ma in questo momento senza una normativa noi non sappiamo come aiutare le scuole. Io sono anni che dico che il cellulare non va portato a scuola. Sa quanti dirigenti mi hanno risposto? Come si permette di dire una cosa del genere? Se io impedisco l'uso del cellulare, i genitori mi denunciano, ok? L'altro giorno mi hanno detto: noi abbiamo la scatola per i cellulari, la regola c'è, depositate i cellulari quando entrate. E succede regolarmente che quelli più sgamati ne depositano uno e ne hanno un altro in tasca. Ok? Quindi è difficilissimo regolamentare tutto questo. È giusto scrivere i compiti sul registro elettronico alle elementari? Per me è una tale non senso. Cioè, io sono qui a dirvi che non dovete esporre i bambini all'uso di internet e contemporaneamente la scuola mentre i compiti sul registro online. Contemporaneamente parliamo dei diritti delle donne che hanno il diritto anche loro di fare carriera e di avere il tempo per lavorare e stare anche dietro ai figli. E questo tempo significa che devono collegarsi per vedere dove sono scritti i compiti, perché non si può più usare il diario. Grazie, dottoressa Arcangeli. Weiß nicht, ob mein Mikrofon funktioniert. Doch, es funktioniert. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue in die Runde. Ja, hier hinten. Ja. Ganz hinten der Herr. Buonasera. Sì, sulla scuola volevo dire anch'io qualcosa. In effetti adesso ci si rende pure conto, e poi chiudo, che la scuola in pratica è un collegamento costante, cioè anche nelle ore notturne c'è l'ansia di ricevere il messaggio per fare i compiti. E so che a Trento, per esempio, hanno detto che hanno vietato di mandare o di scrivere sul registro a ore tarde, perché a una certa ora deve essere Feierabend, come dicono in Germania, i tedeschi, finito. Comunque, a parte la scuola, devo dire che in effetti ho avuto problemi, perché i miei figli hanno ricevuto sempre il telefonino, il cellulare molto tardi, il computer un po' prima perché ce ne sono a casa, però adesso per la mia ultima che va alla prima superiore ho dovuto prendere un cellulare, appunto perché è stato richiesto espressamente, perché dovevano fare dei compiti. Per un mese è andata avanti senza, poi niente, abbiamo dovuto prenderlo. L'altra domanda sui genitori, io, è quella che non sono anche forse i genitori impreparati, perché di tutti i presenti vorrei sapere, non, però chi è che sa limitare l'uso del wifi a casa, nel router? Chi è che sa mettere la lista dei siti black, cioè dei siti da non visitare? Questo è un problema purtroppo che i genitori hanno ed è una cosa importante, perché fare controllo si può fare semplicemente sapendo gestire anche la tecnologia, sapendola usare, e molti secondo me qui presenti non lo sanno usare. L'altra cosa, ci dobbiamo anche domandare come mai TikTok è stato vietato in molti paesi come l'India, l'America ed altri,
e ne va della sicurezza nazionale, dicono loro, ma sono i social hanno purtroppo, non solo ci sono persone che sanno come stimolare le nostre, i nostri ormoni, il nostro cervello, ma forse ne vogliono fare anche un uso che purtroppo può essere altamente negativo. Voleva fare una domanda? No. Penso che la... Sì, sì, volentieri. Secondo me, alla base di tutte un po' queste osservazioni c'è un effettivo bisogno, un'effettiva domanda, che è quella, noi tutte e due abbiamo detto, no? I genitori hanno un ruolo importante, cioè i genitori devono normare, devono sedersi, devono fare tante cose, ma è la società anche che deve aiutare i genitori. Per cui per esempio il discorso di dire ok, io genitore devo mettere il parental control, devo sapere come farlo, poi vi garantisco che ho tantissimi ragazzini che sono molto più scaltri dei genitori, una volta messo il blocco riescono a sbloccarlo, magari i genitori neanche se ne accorgono, vengono da noi e ci dicono no, no dottoressa, ho fatto i compiti, ho messo il controllo, poi mi entra il ragazzino, me la ride, me lo dice anche, mi dice bah, lo uso fino alle 4, tanto non se ne accorge nessuno. Il fatto è che per altre cose, se uno dei nostri ragazzi va in tabaccheria a prendere le sigarette, il tabaccaio gli dice no, c'è una regola sociale, l'alcol è uguale. Alcuni tipi di prodotti i ragazzi non li possono acquistare perché c'è una legge che la società condivide. Per cui ad esempio se io so che lo smartphone viene dato ad un bambino, a un ragazzino che tra l'altro non è neanche legalmente perseguibile, quello smartphone deve avere già dei controlli, l'app scaricata se so che viene usata per quel tipo di minore dovrebbe già avere un settaggio tale per cui non è poi il genitore che deve impazzire. Ovviamente questo non conviene alle società che producono le app e i videogiochi, loro fanno i loro di interessi. Quello che appunto diceva anche la collega, il fatto che ci stiamo arrivando, così come diceva la legge sul fumo, probabilmente succederà la stessa cosa, cioè ci si renderà conto come società che è necessario muoverci compatti, anche proprio per aiutare quei genitori che strenuamente resistono e che provano a dire no, te lo do dopo il cellulare. E non è sicuramente semplice farlo quando tutti gli altri compagni lo ricevono in quinta elementare, in prima media. Cioè, tante volte i genitori ci chiedono ma non c'è il rischio che allora mio figlio si senta escluso? Stamattina parlavo con mia sorella che ha un bimbo di 5 anni e vive in Francia dove le regole sono chiarissime, ma comunque i genitori possono fregarsene, diciamo, non è che, come diceva, non è che viene il generale a controllarti a casa. Il bimbino di 5 anni viene escluso dai suoi compagni perché lui non ha la PlayStation a casa, quindi lui si ritrova da solo a giocare al parco giochi perché gli altri corrono dentro a giocare ai videogiochi. E quello che dicono gli altri genitori è ma se no appunto vengono esclusi. Allora se ci fosse un movimento di tutta la società nessuno verrebbe escluso. Quella sarebbe la regola per tutti. Vi porto l'esempio, forse qualcuno l'ha sentito, il dottor Pellai, un collega, si sta facendo promotore di una petizione per chiedere il divieto di utilizzo degli smartphone sotto i 14 anni. Io credo che in questo momento sia ancora fantascienza pensare di promuovere veramente una legge di questo tipo, però è un segno forte, è il segno di dire non lasciamo al singolo genitore imporsi su questa cosa, muoviamoci tutti insieme come società. Grazie. Dr. Rainer, wir haben die gesetzlichen Regelungen, die wir aktuell haben. Wir sind in Erwartung einer Verbesserung oder einer stringenteren Gesetzgebung. Wir wissen auch, dass es bestimmter digitaler Kompetenzen von Seiten der Eltern bedarf, um eine bestimmte Regulierung auch hinzubekommen. Jetzt jenseits von diesen beiden Dimensionen. Young and Direct ist keine Elternberatungsstelle, sondern eine Beratungsstelle für junge Menschen. Aber ich möchte ganz gern von Ihnen hören, aus der Erfahrung heraus, in der Beratung von jungen Menschen, was ist denn das, was Sie den Eltern mitgeben können? Bei dieser großen Aufgabe, wir haben es heute den ganzen Abend gehört, wie viel Verantwortung auf den Schultern der Eltern lastet. Die Frage ist, welche Unterstützung gibt es jetzt, wo es diese gesellschaftliche Unterstützung in dem Sinn noch nicht gibt? Welche anderen Möglichkeiten gibt es denn, Eltern zu stärken, zu unterstützen, auch in dieser anspruchsvollen Aufgabe? Ja, also in dem Zusammenhang möchte ich auf ein Netzwerk hinweisen, das es
In Südtirol gibt, da sind wirklich von Land auf, Land ab sämtliche Dienste dabei, von Gerichtsbarkeit bis Familienberatungsstellen, also von A bis Z. Das Ganze nennt sich Eltern, also als Webseite eltern-medienfit.bz. Das heißt, es ist ein Netzwerk, wo seit Jahren auch also nicht die Problematik thematisiert wird, sondern wie können wir auch Eltern in dieser Hinsicht stärken. Zum einen eben, wie vorhin angesprochen, auch jene ein wenig dieser Kompetenzen vermitteln, ihnen ein Bild davon geben, wo kann man sich hinwenden. Leider muss man eben auch sagen, ja, man kann sich auch der digitalen Angebote zunutze machen. Also sprich, es gibt eben auch für Eltern Ratgeber, sei es eben wirklich dann wieder Tutorials oder eben auch bestimmte Webseiten, die genaue, nicht Anweisungen, aber eben Richtlinien, Leitlinien, Leitfäden geben. Jetzt in Italien ist es oft ein wenig schwierig, das zu finden, aber vor allem im deutschen Sprachraum, Österreich, Deutschland, da gibt es einfach Webseiten, zum Beispiel saferinternet.at, da findet man wirklich als Elternteil, also aufgelistet für Lehrpersonen, Eltern und betroffene Jugendlichen, also wirklich Leitfäden, wie kann ich bestimmte Apps einstellen. Also es geht wirklich von A bis Z. Also vom Technologischen her. Genau, genau. Und aus diesem Netzwerk heraus, um darauf zurückzukommen, gibt es aber auch sehr viele Angebote. Weil Sie es angesprochen haben, ja, als Young and Direct gehen wir natürlich nicht hinaus mit den Eltern arbeiten, weil die Marke gehört eigentlich den Jugendlichen. Mhm. Aber eben, und deshalb auch als Verein selber, haben wir einfach die Anfragen sehr oft bekommen. Und deshalb haben wir auch wirklich Elternfortbildungen, das heißt dann eben medienfitte Eltern. Und es gibt auch sehr viele andere Angebote, wirklich vom Forum Prävention bis La Strada, also wirklich sehr viele Player, würde jetzt länger dauern, weil eben genau diese Notwendigkeit besteht. Leider gibt es zum einen, und das gilt, und wir haben vorhin noch darüber gescherzt, leider gibt es bei diesen Themen nicht, und auch wenn wir das gerne hätten, das eine Rezept. Oder wie man so schön sagt, also dieses Knödelrezept, da kann man sagen, okay, was gehört grundsätzlich rein und was brauche ich dafür, aber im Grunde ist dann jeder trotzdem wieder anders. Und da möchte ich einfach noch mitgeben, natürlich der Ansporn, wir als Eltern, ich habe auch zwei, sind gefordert zum einen, aber bitte jetzt diesen Anspruch, wir müssen es perfekt hinbekommen, der ist auch ein wenig zu hoch gestellt, wir sind sehr bemüht, aber warum können wir nur scheitern in dem Sinn, weil wir auch die Erfahrung nicht haben. Wir reden hier von, okay, Internet und so weiter gibt es seit mittlerweile knapp 40 Jahren, aber wir reden eigentlich von den letzten nicht einmal 10. Weil es da durch dieses Smartphone, also praktisch, wie wir vorhin gehört haben, es ist nicht nur im Kinderzimmer, es ist in der Hosentasche gelandet, wir haben es immer mit. Also vom Klo bis zu was auch immer. Das heißt, das hat exponentiell einfach noch mehr Schwung bekommen. Und wir hatten gar nicht die Zeit, uns anzupassen. Also sollten wir auch nicht an uns diesen Anspruch haben, wir müssen es unbedingt hinbekommen. Wir müssen dranbleiben, bemüht sein. Und das fordert uns und das braucht Energie und Kraft und die geht uns im Alltag sehr oft eben aus. Und ich erlebe es dann oft mit verzweifelten Eltern, die dann verzweifelt sind und sich selber abwerten, weil sie es nicht hinbekommen oder eben es nicht schaffen. Und da gilt es eben auch, die Eltern wirklich zu stützen. Zum einen eben Kenntnisse sich anzueignen und letzten Endes aber auch sich wieder der Rolle verantwortlich sein. Ich muss nicht alles kennen, ich muss nicht alles wissen, aber ich muss irgendwo wieder in meine Verantwortung kommen. Also einen häufigen Satz, den ich leider oft höre, ist, aber ich kann doch meinem 13-, 14-, 15-Jährigen nicht das Handy nehmen. Zum einen ist das ja praktisch, ich will jetzt sagen, ein Armutszeugnis, aber das ja, da schneidet man sich praktisch selbst ins Fleisch und hat von vornherein eigentlich schon verloren. Natürlich will man als Elternteil nicht ständig in dieses Drohen und Androhen und Bestrafen gehen. Aber ich denke, wir alle wissen, wir funktionieren einfach ein wenig so. Wenn wir keine Konsequenzen befürchten, dann werden wir uns eben, wie vorhin gehört, ci spandiamo, ci perdiamo, più che altro, dann haben wir kein Limit. Es ist schwierig immer eben auch, wenn man als Experte oder als Fachperson gefragt wird, ja, was soll ich denn machen? Ja, es ist eben schwierig zu sagen, ja, das eine funktioniert. Aber wichtig ist, dass man eben konsequent ist bei dem, was man sich vornimmt und eben das versucht auch durchzuziehen. Und das ist dann eben eigentlich die Schwierigkeit. Und wie gesagt, es gibt genug Anlaufstellen, Netzwerke, wer sich's merken will, da kann man wirklich auch Unterstützung holen. Wollen Sie noch mal die Seite nennen, weil wir reden ja nicht über das Internet heute. Also wie gesagt, also man kann es einfach googeln, aber Medien, also Eltern-Medienfit ist die Webseite und da wirklich eine Unzahl an Diensten, von Postpolizei bis alle dabei.
die noch von verschiedenen Seiten her das eigentliche Thema angehen. Also es gibt Fortbildungen für Eltern und da muss ich jetzt ein wenig auch für uns an Eltern ein wenig an die Nase greifen. Sehr oft passiert es und mir persönlich auch, Fortbildung in Sterzing organisiert über den Schulsprengel, also drei große Schulsprengel, insgesamt ungefähr 1000 Eltern angeschrieben, gekommen sind 6. Also das heißt, kein Vorwurf, sondern bei allem Verständnis für Zeiten und Uhrzeiten und alles, aber letzten Endes, wir sind gefordert und wo auch immer wir die Unterstützung herholen, das kann man sich ja auch selbst aneignen, aber letzten Endes läuft es darauf hinaus. Aber wir wollen jetzt nicht so sein wie der Pfarrer in der Kirche, der predigt, dass die Leute nicht in die Kirche gehen. Wir haben hier viele Leute, die hier sind und die sich für das Thema interessieren und die sich sehr wohl engagieren und obwohl es regnet, heute hierher gekommen sind. Darf ich versuchen, kurz etwas auf den Punkt zu bringen, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Es gibt keine Rezepte. Aber das, wozu wir als Eltern eingeladen sind, ist dran zu bleiben, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es manchmal nicht gelingt, es einfach nochmal zu versuchen und nicht aufzugeben und nicht zu sagen, ist eh wurscht. Absolut. Ist das der Punkt? Okay. Absolut. Wir machen uns die Mühe und bleiben an der Sache dran, mit dem Wissen, dass wir es nicht perfekt hinkriegen können. Aber wir klinken uns nicht aus. Vielleicht hilft nur ein Bild, also wenn wir gefragt werden oder wenn ich jemanden frage, naja, interessiert es Sie, wo Ihr Kind, Ihr Jugendlicher hingeht? Also nicht wegen Kontrolle, einfach wo er hingeht. Ja, natürlich. Mhm. Und wenn ich jemanden frage, ja, und was macht der oder die dann im Internet? Okay, vielen Dank. Und genau das geht. Es geht nicht darum, das muss nicht uns interessieren, sondern es geht darum, dass wir eben begleiten. Und dass wir hinschauen. Vielen Dank. Bitteschön. Sie, das bitte, wenn Sie aufs Mikro warten, danke. Was ich mir wünschen würde, ich weiß nicht, mir kommt vor, das wäre vielleicht eine gute Idee, dass man, weil man als Eltern, man ist ja immer die Mutter, man ist der Vater und man muss immer die Kinder versuchen, eben von den Medien wegzubekommen. Und es ist einfach, man ist immer in derselben Rolle, Mutter, Kind, Vater, Kind. Aber ich glaube, dass es vielleicht möglich wäre, dass man, wenn man das jetzt flächendeckend in der Schule auch zum Thema macht, dass vielleicht Experten in die Schulen kommen und wirklich die Kinder auch eben jugendgerecht oder kindgerecht über die Gefahren eben zu informieren. Ich glaube schon, dass das vielleicht mehr bringen würde, als wenn immer nur das Elternhaus das übernimmt. Also zusätzlich, natürlich. Also ich unterrichte auch in der Schule, ich versuche es jetzt auch zu thematisieren mit den Schülern, mir kommt vor, es kommt von ihnen sehr viel. Sie erzählen, wie sie es zu Hause wahrnehmen, wie sie es eben von den Eltern zum Teil eben limitiert bekommen, wie sie sich beim Essen verhalten. Sie interessiert das Thema und ich erzähle dann auch von meinen Kindern zu Hause und es ist, glaube ich, wirklich bei uns in der Schule auch ein bisschen so die Tendenz, dass wir versuchen müssen, wirklich zurückzurudern. Die Handys haben wir jetzt gerade heute eben bei der Sitzung auch beschlossen, in den Klassen, also in den Klassen, wo ich bei der Sitzung war, sie werden weggesperrt. Mhm. Sie dürfen sie nur in der Pause herausholen und dann kommen sie wieder in den Spind. Also ich glaube schon, dass man ja, mit den Kindern in der Schule oder mit den Jugendlichen einfach das Thema auch wirklich beleuchten sollte und eben gerade Experten einladen vielleicht, dass sie einfach von einer anderen Seite das noch aufgezeigt bekommen. Machen Sie das an Ihrer Schule? Gibt es dort solche... Leider, also ich arbeite, also ich bin Mitglied bei der Arbeits-, Gesundheits- und Umwelterziehung und dort habe ich jetzt für die ersten Klassen schon etwas gefunden und zwar vom Forum Prävention von Bozen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch so gewinnbringend ist. Ich versuche es halt einmal. Das ist, wie Apps und Games nicht süchtig machen. Mhm. Also da kommen eben jetzt Referenten im Februar an unsere Schule und werden da innerhalb von 3 Stunden mit Ihnen das besprechen. Ich bin gespannt. Mhm. Aber ich würde mir das einfach auch für meine Kinder in der Mittelschule wünschen, weil eben 11 bis 13, 14 Jahre, es ist wirklich ein kritisches Alter, natürlich. Eine kritische Zeit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Sie auf das einsteigen, wenn Sie jetzt das von Experten aufgezeigt bekommen. Okay, das, was Sie sagen, ist, auf vielfältigen Ebenen gilt es, das Thema anzuschneiden und in unterschiedlichen Kontexten. Hier hinten habe ich eine Hand gesehen, die Dame in Blond.
Ich wollte nur sagen, bei uns in der Schule gibt es den Handyführerschein. Die wird in der ersten Mittelschule, haben alle Kinder den Handyführerschein gemacht. Ist auch ein neues Projekt und hat den Kindern sehr gut, also es kommt getan gut an auch. Und imponiert. Okay. Und sie haben auch was mit nach Hause genommen. Imponiert in welcher Hinsicht, darf ich fragen? Dass sie sich dann auch, also zumindest mal, ich spreche jetzt von meinem Sohn, ja, der sich auch daran haltet und okay, gesagt hat, nein, das darf ich nicht und das darf ich schon. Also es wird auch da über Mobbing, also das ist ein richtiger, auch vom Forum Prävention, da sind die Lehrer ausgebildet worden, es ist von Bozen einer in die Schule gekommen. Und ich glaube, das ist ein Projekt, was jetzt aber in ganz Südtirol in den Schulen sich auch ausweitet. Mhm. Vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht, der Handyführerschein für Schülerinnen und Schüler. Hier hinten sehe ich eine Hand im rechten hinteren Block. Buonasera, io sono la mamma di tre figlie, di cui la figlia più grande ha 12 anni e va nella scuola media. Mia figlia non ha ancora il cellulare, e nella sua classe non è l'unica, ma sono pochi a non averlo e diventano sempre di meno. La mia domanda, che poi è la domanda che mi fa mia figlia, è se mia figlia mi chiede quando riceverò il cellulare, lo smartphone, come tutti i miei compagni, cosa dovrei risponderle? Ok, sappiamo che non abbiamo ricette, ma proposte, vediamo quali sono le proposte. Vuol cominciare lei? Facciamo il giro? Una proposta a testa? Così ne ha tre, almeno. Allora, è interessante quello che dite, perché come detto, io questa sera sono ottimista perché veramente è iniziato un processo. Io sono anni che chiedo chi se ne deve occupare, qual è l'agenzia che se ne deve occupare, perché non può essere la sanità. Questa è una serata organizzata da parte della sanità. E perché? Io penso perché il dottor Widmann mi ha sentito così tante volte, ogni volta che qualcuno mi mette un microfono in mano a parlare di questo tema, che alla fine hanno pensato forse è meglio che glielo facciamo dire organizzato. E sono contenta, nel senso che io non avevo pensato che fosse un compito della sanità, perché noi ci occupiamo di bambini ammalati. E quindi io ho iniziato molto prima del Covid a provare con i miei colleghi pediatri. Esistono da tanti anni le linee guida pediatriche sul corretto uso degli strumenti elettronici, digitali. Ho chiesto mi aiutate voi? E loro mi hanno detto Donatella, tu vedi veramente la punta dell'iceberg, noi vediamo tutto quello che c'è sotto, tu pensi veramente che noi siamo ancora delle figure autorevoli per quel che riguarda i consigli sull'educazione dei figli? Questa parte per molti genitori non è più importante da chiedere al pediatra. Allora ho provato con le scuole. Gli ho detto, siete voi, è vostro dovere, voi avete l'incarico di non solo di insegnare, ma anche di educare. E loro mi hanno detto, come ha detto il collega, che hanno fatto tante volte degli incontri formativi, proprio delle serate informative, perché la scuola le deve fare, le serate coi genitori, portando anche gli esperti. Ma venivano sempre solo i genitori che già si facevano domande e non quelli che invece non se ne facevano e davano deliberatamente gli strumenti ai loro figli. E allora ho detto, e come facciamo? E adesso vi faccio ridere, sapete a che punto sono arrivata?
Sono arrivata al punto che una delle mie figlie studia ostetricia e mi ha raccontato, sconvolta, e lei è una millennial, che il primo pensiero nel momento in cui il bambino esce dal grembo materno, cioè nasce, viene al mondo, è: dov'è il mio smartphone? E non le è successo una volta, le è successo più volte, le è successo di provare l'emozione di prendere in braccio il bambino, darlo in braccio al papà, e il papà con un braccio lo tiene e con l'altro va in videochiamata. A me ha toccato profondamente questa cosa, perché mi sono detta: se non riusciamo a godere, a stare nell'attimo, in quell'attimo così profondo come quello della nascita, è evidente che siamo sempre fuori fase. Io la interrompo un attimo, perché avevamo una domanda molto precisa. La domanda era: la mia figlia tredicenne, se non sbaglio, mi scusi, mi chiede quando può avere non il cellulare. C'è. Le abbiamo parlato 40 minuti, ok? Ok, lei dice in due. Le abbiamo fatto vedere il contratto, le abbiamo dato i siti su come fare, è il buon senso, è mamma di tre bambini, lei capirà quando è il momento di comprare il cellulare alla sua bambina, che può tranquillamente averlo, basta che non ce l'abbia quando va a dormire, basta che quando mangia non ce l'abbia a tavola, basta che se va al ristorante non abbiate tutti il cellulare, basta che nel momento in cui le dice adesso basta, lei non faccia l'isterica. Grazie. Dottoressa Gallese. Io rilancio con una domanda, perché secondo me è importante anche chiedere ai nostri ragazzi perché lo vogliono il telefono. Che cosa vorresti farne con lo smartphone? Ci sediamo? Tu come vedi che lo usano i tuoi compagni? Che cosa vorresti farci tu? Farli ragionare su, a volte, la stupidità dell'uso è importante. Perché è come dicevamo prima, per esempio, sul cyberbullismo. Loro ricevono le informazioni, ma poi non riescono a declinarle su loro stessi. È sempre il famoso circuito frontale che non funziona tanto bene. Cioè il fatto di fare un tiro alla corda: mamma, quando è che me lo dai? Non lo so, no, dimmi quando, no, non te lo dico adesso. Ci si concentra solo sul quando mi dai il telefono. Mentre la domanda è: che cosa te ne fai del telefono, figlia mia? Voglio guardare TikTok. Perché? Perché dicono che è divertente. Cos'altro è che ti diverte? Ascoltare la musica, uscire con le mie amiche. Allora intanto vai a fare quello che è divertente. Ci penseremo quando arriverà lo smartphone. Ma aiutarli a ragionare sul fatto che non è un reale valore aggiunto alla loro vita di tutti i giorni. Serve realmente pochissimo. Prima dicevamo del discorso scuola, in alcuni rarissimi casi ha un senso la tecnologia digitale, ma in ragazzi dove si inserisce all'interno di un PEI, in un percorso anche proprio specifico, individualizzato, ma nella maggior parte dei casi è un passatempo che non è in questo momento così tanto un'alternativa ad altre cose che già ci sono. Il problema è il contrario: quando noi abbiamo dato i cellulari precocemente, ci diciamo, no, adesso alla serata informativa hanno detto meglio prima dei 14, no, allora aspetta che te lo ripiglio, però tu non sai più che cosa fare senza il cellulare. Quindi la cosa importante è aiutare i ragazzi a capire come riempire il loro tempo, che cosa gli piace, che cosa no, e che cosa pensano di farne con questo cellulare. Quindi aiutarli a allargare lo sguardo. Allora ci provo a dare una risposta. Non abbia paura a darglielo. Decide lei quando, ma l'importante è che lei deve sempre tenere conto che alla fine le toccherà di seguirla. Se ha 10 anni va bene darglielo, però deve essere seguita, deve porre i limiti lei.
ma lo deve fare anche quando ha 12, 14, 15 anni. Perciò non è sempre utile partire dal punto di vista io ho paura di perdere il controllo se glielo do. Perché è questo spesso che noi genitori ci spinge a fare la riflessione sull'età. Perché a me me lo chiedo sempre, 8 anni, perché questa è la media, no, alla prima comunione, erstkommunion, handy. Questa è solo la media in Austria, in Germania, un po' anche da noi. Però non è per sé quello il problema, è proprio il fatto di pensare di non riuscire più a controllare. Però una delle ultime frasi che la dottoressa Arcangeli ha detto, ma è proprio questo, la soluzione non è dire no, troppo presto, le do il mio. Ed è più pericoloso dare quello di un adulto perché tutti questi algoritmi, cioè YouTube fa vedere le cose che per esempio YouTube pensa che interessino a me. Certo. E anche tutto il resto, non parliamo di Amazon che fare col dito così abbiamo comprato qualsiasi cosa, ma è più questo pensiero che praticamente aiuta noi per stare più tranquilli. Perciò, indifferentemente dall'età, le tocca seguirla. Almeno fino a una certa età. No, dico almeno fino a una certa età. Tocca seguirla. Okay. No, la ringrazio per l'intervento perché appunto è proprio perché appunto non voglio negare lo smartphone per sempre, per quello mi faccio questa domanda. E rispondo solo un attimo ancora alla dottoressa Berlese che diceva. Sì, poi vediamo di se ci sono altre domande perché il tempo è. Dico, poco. Io ho ben chiesto appunto a mia figlia perché la domanda era a cosa ti serve il cellulare o lo smartphone e aveva detto per il WhatsApp. Perché i bambini, i ragazzi comunicano tanto tramite WhatsApp tra di loro. Questa era la sua risposta, ecco, nel mio caso specifico. Comunque grazie mille per le risposte. Grazie della domanda. Lì in fondo vedo una mano alzata. Grazie. Buonasera, mi chiamo Thomas. Io questa sera sono ottimista perché è iniziato un processo. Non può essere solo la sanità ad occuparsene. È il buon senso, basta che. Io rilancio con una domanda, farli ragionare sulla stupidità dell'uso, serve pochissimo, e poi non abbia paura a darglielo. Mi sono appuntato, perdonatemi così velocemente, i vostri ultimi interventi, a dargli che cosa? Questo è un telefono cellulare. Quello che durante tutta la serata avete detto, cellulare, smartphone, eccetera, è un vero e proprio computer tascabile, multifunzione, sempre collegato, connesso alle reti telefoniche, internet, con campi elettromagnetici potenti che continuano a trasmettere. Per farli occorrono parecchie materie prime che vengono definite rare, parecchia energia. Per produrre tutte queste, diciamo, strumentazioni occorrono parecchie industrie e per gestirlo, come diceva prima l'intervento, parecchie data center, centri dati. E quindi perché dico questo? Perché Lidia Menapace faceva notare che il linguaggio parlato e scritto definisce il comportamento. Anche Danilo Dolci quando diceva trasmettere non è comunicare. Quindi, se non ho capito male, questa sera si vorrebbe collaborare con la cittadinanza, quindi non è solo la sanità ad occuparsene. Il 20 settembre a Bolzano, quando è arrivato il professor Spitzer, oltre all'assessore Mesna, c'era anche l'assessora Palmer, che si occupa dei servizi sociali. Ho fatto notare all'assessora Palmer che il professor Spitzer è stato il primo che hanno audito alla 7ª commissione del Senato della precedente legislatura. Posso sì, invitarla Sabine a stringere un attimino? Allora, perché visto che le domande, ce ne sarebbero parecchie, è possibile continuare ad organizzare tutta una serie di
questi incontri nei vari bezirche, nei vari comprensori, non una volta ogni tanto, perché questa piaga sociale non riguarda solo i bambini e le bambine, riguarda le persone adulte, le persone anziane, ormai quasi tutta la popolazione mondiale. Ok, quindi lei dice ce ne vogliono molte di più di serate. Ma di scusate, questo tipo. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a reti unificate, veniamo bombardati e pensiamo... Okay. Di fare magari un'iniziativa che è validissima, siamo d'accordo, perché avete toccato degli argomenti che nelle precedenti incontri a cui ho partecipato a Bolzano non li hanno trattati. Bene, andiamo avanti. Grazie, quindi andiamo avanti a sensibilizzare e sì. A parlare di questo tema. Più che sensibilizzare, grazie a mille. Prendere coscienza, che è diverso. A prendere coscienza, grazie mille. Altre? Grazie. Altre domande? Prego, bitte schön. La signora qua davanti. Also mir war es ein Anliegen, die Kinder mit ins Boot zu holen. Wir reden einmal von uns Erwachsenen, Eltern, die unsere Pflicht erfüllen müssen, aber wie so schön gesagt, ohne wir die Rechnung machen, macht keinen Sinn. Ich finde, die Kinder müssen unbedingt mit einergeholt werden und da siege die Schule. Einfach ganz fest in der Pflicht, Aufklärungs- und Präventionspolitik zu betreiben und betone jetzt nochmal Politik. Und da denke ich, ist einfach ein großes Versäumnis bis jetzt gewesen. Wir sind einfach schon viel zu weit in der ganzen Sache. Wir haben kranke Kinder in der Gesellschaft, also auf was warten wir noch? Ich denke, da ist einfach... an vieles umzusetzen, man kann in der Schule ganz viel aufgreifen, man kann die Kinder wirklich führen, darauf aufmerksam machen, sensibilisieren. Sie okay, Sie sagen, die Schule ist ein wichtiger und starker Akteur und Sie wünschen sich, dass die Schule Verantwortung auch in dieser Hinsicht übernimmt. Einfach die Kinder mit reinholen, nicht immer über die Kinder. Was bedeutet, darf ich eine Frage zurück, was heißt die Kinder mit hereinholen? Mit ins Boot holen. Die Kinder, ganz konkret? Mit den Kindern sprechen. Okay, also mit den Kindern mit den gemeinsam Kindern sprechen, Thema, mit den Kindern so etwas erarbeiten und vor allen Dingen sie schon gar nicht damit belasten, auch im schulischen Bereich, weil es ist kontraproduktiv. Also eine weitere Stimme dafür, absolut. Die Schule zu, ich sage es mal so, entdigitalisieren, jedenfalls mit der Digitalisierung zurückzufahren. Habe ich Sie da richtig verstanden? Vielen Dank für Ihr Statement. Gibt es Fragen noch? Ja, bitte. Bitte gern, Dr. Reiner. Ich möchte darauf hinweisen, dass es durchaus, weil es klingt, Ihre Forderung ist absolut berechtigt, es klingt aber so, als würde es keine Angebote geben. Also es gibt sehr viele Dienste, die versuchen zumindest aufgrund der Ressourcen oft einen Teil nur damit abzudecken. Ich kann Ihnen nur versichern, also ich mache mit Schulklassen seit 2010 Workshops zum Thema Web, Internet, sicherer Umgang, das sich dann weiterentwickelt hat, mittlerweile eher über Smartphone, also geht es um Smartphone, aber das heißt, es seien sehr viele Dienste, die sehr wohl das machen. Wo ich Ihnen absolut recht gebe, also die Schule ist natürlich ein Ort, wo man die größte Anzahl an Kindern und Jugendlichen eben antrifft und dann ist es natürlich ideal, dass man dort ansetzt. Ich befürchte nur, die Schule an sich wird sich schwer tun, das dann wieder als eigenes Fach und dann soll man soziale Bildung und Medienkunde und so weiter. Es bedarf einfach eine Anpassung der Herangehensweise, weil sich die Welt einfach ein wenig geändert hat. Aber wie gesagt, ich kann Ihnen nur versichern, die Bemühungen sind da, das reicht natürlich alles bei weitem noch nicht, gebe Ihnen recht. Aber nur um dazu zu sagen, also sonst bleiben wir da zurück, als würde es nichts geben. Und so. Ja, wir haben ja auch heute schon einige Beispiele gehört, auf die hingewiesen wurde, was alles schon läuft, welche unterschiedlichen Akteure auch in diesem Feld tätig sind, ja, neben dem Sanitätsbetrieb. Mehr Ressourcen, also leider so wie in allen Bereichen. Gesundheitserziehung meint nicht nur den Körper, jetzt momentan ist natürlich die psychische Gesundheit in aller Munde. Die natürlich auch damit zusammenhängt. Aber es gibt halt mehrere Felder und muss man halt überall hinschauen. Dankeschön. So, wir sind kurz davor, die Abschlussrunde einzuläuten, deshalb eine Chance gibt es noch. Wir haben noch Platz für eine, maximal zwei Fragen. Ich schaue in die Runde. Ja, normalerweise geht da immer noch eine Hand hoch. Bitte schön, jetzt kommt gleich jemand mit dem Mikro zu Ihnen. Also ich arbeite auch mit Kindern und wenn die Mütter mit den Geschwisterkindern kommen, Zweijährige zum Teil im Wagele, und dann bekommt das Zweijährige das Handy in die Hand, damit es ruhig bleibt. Und ich sage, bitte nehmen Sie das Handy weg. Und dann sagt die Mutter, dann schreit das Kind aber.
Ich glaube, da fängt es schon an, schon bei den Babys, bei den Zweijährigen, bei den Dreijährigen, dass die schreien, wenn sie das Handy nicht bekommen oder nicht per Video, Filme oder bespaßt werden. Das muss ganz weg. Also ich glaube, es braucht eine staatliche Regelung, die von Rom ausgeht, und da ist die Sanität schon gefordert, Verhandlungen zu führen, das weiterzutragen. Auch die Schule, denke ich, oder alle zusammen, jeder Einzelne. Aber wir Erwachsene erziehen unsere Kinder zu süchtigen Kindern. Darf ich eine Frage an Sie zurückgeben? Die Dame bräuchte nochmal das Mikrofon, Entschuldigung. Weil Sie gesagt haben, wir sind gefordert auch. Was denken Sie denn, was unterstützen? Ich nehme die Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Eine Mutter, Kinderwagen, kleines Kind mit dem Handy in der Hand, das andere Kind, oder sie spricht mit Ihnen, damit das Kind ruhig ist. Was hilft denn? Was ist denn Ihre Erfahrung? Was hilft denn auch den Eltern, damit es für sie leichter wird? Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, in seiner Familie, in seiner Nachbarschaft, mit seinen Freunden, mit Menschen, die uns umgeben, Aufklärung zu betreiben und zu überlegen, was kann ich dem Kind hinweisen, anbieten, wenn man im Gasthaus sitzt und es muss warten, bis das Essen kommt. Braucht es da das Handy oder kann ich ein Spielzeug mitnehmen? Welche Möglichkeiten kann ich? Es gibt Alternativen und die gilt es aufzuzeigen. Jeder von uns, glaube ich, muss in dieser heutigen Zeit da eine Verantwortung mittragen. Aber das muss irgendwie staatlich. Ich habe gehört, dass die Australier bis 16 Jahren kein Handy besitzen dürfen. Vom Gesetz geregelt. Sie dürfen sagen, es braucht auch die gesetzliche Regelung ich dazu. Ich glaube, das ist das notwendig, ja heute das Bewusstsein, Thema. Dass das schädlich ist, bis zu einem gewissen Alter. Dankeschön. Vedo che... Certo. Perché prima stavo finendo un discorso, stavo dicendo che sono così tanti anni che mi interrogo come possiamo riuscire a sensibilizzare le persone, perché non è un compito della sanità, perché non deve essere un problema solo di non deve essere un problema di salute, perché non può essere che facciamo ammalare i nostri bambini. E grazie all'iniziativa di alcune professioniste che lavorano nel servizio di riabilitazione dell'età evolutiva, e che è sotto il mio primariato e diretto dalla dottoressa Berlese, e loro mi hanno detto, la dottoressa che ha appena parlato è una delle collaboratrici, noi non ce la facciamo più a vedere queste mamme che danno i cellulari ai fratellini in mano, cosa possiamo fare? E siamo partiti così. Io penso che ognuno può fare la sua parte. Noi adesso iniziamo una campagna di sensibilizzazione del personale dell'ospedale di Merano e abbiamo coinvolto le ostetriche perché sono le prime che hanno a che fare con i genitori. Sono le prime che parlano con i genitori. E faremo degli eventi di formazione all'interno dell'ospedale per formare e gli operatori che hanno a che fare con i genitori a come si sensibilizzano i genitori su questo tema, con la speranza di diventare poi ognuno moltiplicatore di un pezzettino. Grazie. No, ma la formazione non è online, è per il personale sanitario, per cui per il personale. Okay, wenn Sie ohne Mikrofon sprechen, dann hört man Sie nicht. Also wenn Sie noch was sagen möchten, allerletztes Statement, dann geht es in die Abschlussrunde. Bitte. Kurz und knackig. Ultimamente in Sanità tutte le aggiornamenti, o quasi tutti, o tanti, vengono proposti online. Quindi quello che lei chiede è che sia una formazione per favore, fate in presenza, online. Fate in presenza questa cosa perché è molto... Glielo assicuro. Importante. Bene, c'è l'assicurazione della dottoressa Arcangeli, grazie. Vorrei concludere questa serata con una domanda uguale per tutti voi tre che siete qua sul podio. E la domanda può sembrare un po' strana, abbiamo fatto dei discorsi molto complessi, differenziati. Io vi chiederei di dirci
qual è la cosa, una cosa, che conta veramente in questo contesto? Qual è il vostro take home message in questo senso? Qual è die eine Sache, die wirklich zählt? Dovendo la vedo, sceglierne la vedo solo, solo una, sì. Essere modelli. Okay. Io appunto ho parlato più degli adolescenti e è fondamentale. Per cui appunto siamo autorevoli nel momento in cui diciamo cose non solo in cui crediamo, e quindi dobbiamo crederci, e per crederci dobbiamo capire perché lo stiamo dicendo, quando anche poi lo facciamo. Grazie, dottoressa Barlese. Dottoressa Arcangeli. Mio figlio ne ha veramente bisogno? Ha veramente bisogno in questo momento del mio cellulare o di stare su internet? Quindi lo sguardo al bisogno reale. Dottor Reino? Hinschauen. Also nicht annehmen, dass wenn man sich Sachen zu Hilfe nimmt, also Parental Control Apps oder sonst was, dass man davon praktisch jetzt geschützt ist. Also so dieses Motto, nur weil ich auf der Skipiste den Helm auf habe, muss ich trotzdem aufpassen. Das heißt, wir sind leider gefordert und ja, das ist halt wirklich anstrengend. Anscheinend macht aber auch schon ein bisschen Spaß, oder? Würde ich sagen, unsere Kinder zu begleiten ins Erwachsenenwerden. Vielen, vielen Dank. So, bevor wir den heutigen Abend abschließen, noch mal ein Wort zu den Karten, zu den Zetteln, die Sie auf Ihren Stühlen haben. Wir laden Sie wirklich sehr herzlich ein, di compilare questo questionario, di darci un feedback rispetto alla serata, di segnare anche molto volentieri i temi che vi interessano, che vorreste che l'azienda sanitaria proponesse nell'anno prossimo. E vi chiedo soprattutto, se volete avere informazioni su queste manifestazioni, di segnare il vostro indirizzo email in modo leggibile. E solo in quel caso, se segnate l'indirizzo email, vi chiediamo anche di firmare per motivi di privacy la scheda. Ja, herzlichen Dank, grazie mille ai tre ospiti sul podio per questa serata molto bella. Vielen, vielen herzlichen Dank auch Ihnen allen für dieses so aktive Dabeisein. Danke an die Organisatorinnen, danke an die Simultanübersetzerinnen und Übersetzer, die wie immer exzellente Arbeit leisten. Ja, ich freue mich schon darauf, vielleicht die eine oder den anderen von Ihnen bei unserem nächsten Termin zu sehen. Am 21. November geht es passend zur Jahreszeit in Bozen weiter mit dem Thema richtiger Gebrauch von Antibiotika. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit und kommen Sie gut nach Hause. Buona serata.